E poi c'è il caso BPS ancora in primo piano perché l'inchiesta della Procura di Spoleto che ha portato il nome di Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, nel registro degli indagati continua a tenere banco fra dichiarazioni e smentite. Allora cerchiamo di ripercorrere le tappe di questa lunga e complicata vicenda con Gianni Sacchi. È il 28 luglio di quest'anno quando l'avvocato Rizziero Angeletti del Foro di Rieti varca il portone del Tribunale di Spoleto e consegna in procura un voluminoso esposto che porta in calce la firma di 100 aderenti alla Spocredit, associazione che rappresenta 400 dei 21.000 soci della Spoleto Credito e Servizi, cooperativa che fino al 2014 controllava la maggioranza delle azioni della Banca Popolare di Spoleto. In quella denuncia si fanno i nomi dei commissari nominati dalla Banca d'Italia, Giovanni Boccolini, Gianluca Brancadore e Nicola Stabile, dei componenti del comitato di sorveglianza, Silvano Corbella, Giovanni Domenichini e Giuliana Scognamiglio, del presidente di BPS Stefano Lado ed anche di Ignazio Visco. 6 giorni dopo, il 3 agosto, il nome del governatore viene scritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato di truffa, corruzione e abuso d'ufficio. Ieri la Procura di Spoleto ha chiarito con un comunicato firmato dal capo dell'ufficio, Alessandro Cannevale, che quelle accuse sono solo un'ipotesi investigativa proposta da privati, tutta da verificare e da valutare. Non sembra un caso che la presa di posizione del procuratore Cannevale sia avvenuta in concomitanza con la conferenza stampa dell'Aspocredit e della squadra di avvocati che la rappresentano. Era stato detto, tra l'altro, che le ipotesi di reato a carico di Ignazio Visco e degli altri indagati erano il frutto di una valutazione autonoma dei magistrati. E sempre ieri, con una nota stampa, si sono fatti vivi 3 ex commissari. Definiscono una patacca l'offerta milionaria della Holding di Hong Kong, alternativa a quella di Banco Desio, sulla quale sostengono si fonde in gran parte l'esposto alla Procura.